Se questo fosse un DEF, parlerebbe di come programmare la politica economica e di bilancio del Paese in maniera realistica per il bene dei cittadini, per evitare realmente altre morti. Userebbe parole facili per spiegare ai cittadini, che sono i veri lettori di questo documento, cosa programmo per loro, magari con l'introduzione di belle parole come reddito di cittadinanza, cancellazione delle cartelle esattoriali o vita. Ma questo DEF non parla di vita, questo DEF parla di PIL, di Golden Rules, di debito, di inganni, parole difficili per nascondere realtà, crude realtà, come sempre. E la nuda realtà è che vi fregate anche sulle vostre parole. Annunciate crescita, ma non c'è crescita, annunciate un ottimo PIL, ma questo cala. E allora mi chiedo, volete giocare sporco? Volete le cose difficili? Ve le servo. Per l'Italia la situazione che prospettate è drammatica, il PIL diminuisce, la Commissione europea prevede un tasso di crescita pari allo 0,6%, mentre la Francia crescerà dell'1%, la Germania 1,8%, Spagna 1%, Regno Unito 2,5%. Tutto scritto da voi. Oltre al DEF vi piace il deficit, ulteriore regola europea che impone l'indebitamento netto della pubblica amministrazione che non debba superare il 3% del PIL. Quante frottole anche qui. Poi avete dichiarato in questi mesi tutto ed il contrario di tutto. Il 17 marzo dalla Merkel avete ricevuto tanti elogi. Guarda un po', tutto come la tradizione, quando Angela Merkel incontrò i premier italiani e fu una pioggia di elogi. Fu così anche per Mario Monti, fu così per Enrico Letta, che naturalmente abbiamo visto hanno risollevato il paese. Ed anche Renzi uguale uguale, ed ha perfino promesso l'osservanza del vincolo europeo sul tetto del rapporto deficit-PIL del 3%. Eppure all'epoca delle primarie proprio lui dimostrava spirito battagliero pronto a rinegoziare le condizioni di Maastricht, proprio come sta facendo adesso nell'ennesima televendita elettorale promettendo sforamento per fini di voto di scambio, quello che piace tanto a voi tra l'altro. Ma poi si sa, è già pronto ad essere bacchettato da Angela. A ognuno dite quello che vogliono sentirsi dire, in funzione del risultato elettorale del momento. Ma i vostri volti non mentono, le vostre storie sono conosciute. Siete voi che avete portato il paese in questa situazione disastrosa, furia di promesse non mantenute e di giochini elettorali, ma alla fine vi fate sempre comandare a bacchetta. Se non è così, secondo voi, guardiamo Padoan, guardiamo il ministro, l'arguto scrittore di questo DEF, direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale dal 2001 al 2005, con responsabilità su Grecia, Portogallo, San Maria, Albania e Timor Est. Grecia e Portogallo, guarda caso, ancora due e fa poker. E l'Italia la sta mettendo già sul binario del fallimento. Padoan, grandissimo interprete ed attuatore dell'austerity, l'austerità, la politica economica secondo cui la buona politica di bilancio dello Stato si ottiene attraverso la riduzione dei servizi pubblici e l'aumento delle imposte. Complimenti per la perfidia. È stato vice segretario dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il prestigioso organismo che non ha mai, proprio mai, mai, mai sbagliato una previsione economica. Magari. Una sua lungimirante dichiarazione. La riforma Fornero è stato un passo importante per la risoluzione dei problemi dell'Italia. La Fornero. Va bene, grazie Padoan. Ma i complimenti non vengono da me, non lo dico io. Io, se fossi un DEF, non lo farei. Lo dice un signarotto, lo dice un premio Nobel per l'economia, Paul Krugman. Certe volte gli economisti dice che ricoprono incarichi ufficiali danno cattivi consigli, altre volte danno consigli ancora peggiori, altre volte lavorano all'OCSE. Benvenuto Padoan. Lei, Padoan, era responsabile dell'Argentina per conto degli intellettuali del Fondo Monetario Internazionale nell'anno di grazia in cui il paese sudamericano dichiarò il default, sempre più vicini al poker. Molto vicino a Massimo D'Alema è stato direttore della Fondazione Italiani Europei, una delle tante fondazioni della politica politicante, foraggiata anche da gente come Calisto Tanzi, patron della Parmalat, legalmente, per carità, ma voi si sa, le leggi le fate proprio a vostro uso e consumo. Insomma, un emissario dell'Europa messo lì proprio dall'Europa con il benestare del PD e di Renzi per controllarci attraverso le regole europee che ci hanno ammazzato, messo lì per controllare i nostri soldi e quindi le nostre vite. I soliti banchieri, Renzi come Letta, Monti come Berlusconi, chiacchiere a vuoto in casa propria e silenzio rassegnato di fronte agli ordini presi a capochino dai tecnocrati dell'Europa. Avete tolto ogni prospettiva dignitosa e accettabile per il futuro ad intere generazioni di italiani. Siete proprio sicuri, tutti voi, siete sicuri che morire 70 anni fa, sotto l'ideologia perversa che ci fossero dei cittadini superiori a degli altri, sia tanto diversa in realtà
dalla morte di chi oggi è costretto a cancellare la propria vita per estinguere un debito causato magari da chi si sente così superiore come voi da poter decidere per la sorte altrui, bivaccando in vizi, stravizi e sperperi, se non con la pretesa folle di essere chiamato con titoli che lo elevano al di sopra di qualsiasi altro suddito. Cari onorevoli, secondo me, caro onorevole che mi sta urlando contro, è la stessa identica cosa, uguale uguale, paro paro. Allora votiamo contro questo DEF che, pronunciato in inglese, in realtà, se lei lo sa che mi ha urlato, DEF vuol dire morte, pronunciato in inglese, scritto in inglese in questo modo. Un DEF che abbatte gli investimenti pubblici e con una disoccupazione che non cala. Noi votiamo contro un DEF che vede ancora salire la pressione fiscale e non vede calare il debito, è semplice. Noi votiamo contro l'ennesimo DEF che nasconde l'austerity finanziaria dietro un paravento di promesse a vuoto. Il nostro voto però, in realtà, visto che votiamo contro la morte, sarà per la vita. Life in inglese, è molto più semplice da dire, perché il nostro voto sarà favorevole alla riduzione del 30% delle indennità elettive e da questo noi votiamo sì. Il nostro voto sarà alla soppressione dell'assegno di fine mandato per i parlamentari in carica e a questo noi votiamo sì. Alla rimozione di ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia e noi a questo votiamo sì. All'abbandono in via definitiva del programma per la produzione e l'acquisto dei cacciabombardieri Joint Strike Fighter F-35. A questo noi votiamo sì. Al contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale rapporto di lavoro ordinario, a noi questo votiamo sì. Al reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, non solo socialmente necessario, ma utile come sostegno alla domanda, noi a questo votiamo sì. All'adozione di misure finalizzate a riconoscere il diritto all'abitare, riqualificare il patrimonio immobiliare per uso abitativo. A noi questo votiamo sì. A riconfermare gli obiettivi sulla raccolta differenziata dei rifiuti e dalle iniziative di sostegno agli enti locali per il raggiungimento degli stessi. E noi a questo votiamo sì. Alla sospensione ed annullamento di tutte le privatizzazioni che voi state facendo, come quella di Poste S.p.A. ed Enav S.p.A. E noi a questo votiamo sì. Al pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione. E noi a questi votiamo sì. Alla difesa dei consumatori e della produzione nazionale. E noi a questo votiamo sì. A una cosa che è importante e che vorrei che anche voi votaste sì, che è l'abolizione di uno strumento di morte. Un'abolizione totale, immediata, di Equitalia. Noi a questo votiamo sì. Ma voglio che anche voi votiate sì, perché queste magari non le conoscete, ma sono cartelle esattoriali. A vivere nei vostri paradisi magari qualcuno di voi non le ha mai viste. E invece queste sono cartelle esattoriali, le hai viste? Sono cartelle esattoriali, signora onorevole Boldrini. Queste cartelle esattoriali sono oggi la morte per milioni di cittadini. Quindi da subito Equitalia si può abolire. Noi abbiamo portato la proposta di legge. È da firmare subito. È da calendarizzare. Avete calendarizzato e chiuso decreti per le banche in pochi giorni. Questo si può fare in pochi giorni. Allora i ministri, i viceministri, i sottosegretari, la maggioranza, voi che siete qua presenti, non dite no all'abolizione di Equitalia. Calendarizzatela, potete farlo subito. Settimana prossima potrebbe arrivare in aula e potremmo cancellare questo strumento di morte. Non dite no, lo faccia anche lei, Presidente Boldrini, che ne ha l'opportunità. E noi votiamo sì a tutte queste proposte, soprattutto il Movimento 5 Stelle. Andrà in Europa? Ebbene sì, andrà in Europa per far saltare tutti i trattati come il Fiscal Compact, per modificare veramente le Golden Rules, per modificare questi trattati che ci stanno togliendo la vita. Andremo in Europa per rappresentare i cittadini e per rimettere il loro futuro nelle loro mani e non nelle vostre, togliendolo dalle mani di tutti coloro che si sono macchiati anche nel 2014 di crimini contro l'umanità. Grazie.